funzionato! Meraviglioso! Vorrei saperlo fare anch'io, Leprotto. Ottimo lavoro, Bianconiglio! Hai proprio un talento meraviglioso, Leprotto. Guarda, c'è una scala qui! Saliamo!
Non ti avevo detto di lasciarmi in pace? Ti basta usare l'orologio e tutto si ferma. Sei stato tu! Come ci sei riuscito? Ma questo è impossibile! Se saliamo su questa statua, forse riusciremo a vedere l'uscita. Da questa parte! Sto cercando dove si è nascosto Panco Pinco, tu l'hai visto? Mi sono stancato di cercare, ma mi piace contare, sì! 7, 12, 3, visto? Puoi cercare Panco per me? Io aspetto e conto! Stiamo? Hai trovato mio fratello o no? Come mi hai trovato? Ero invincibile! Non possiedi il talento dello stregatto, oserei dire. Ti ho trovato! Alla rovescia, hai barato! In nessun modo sei tu che non sai perdere. Giochiamo un'altra volta a nascondino? Sì, ci sto, di nuovo! Ottimo lavoro anche a te! Prendi questo con tutti i nostri prego e grazie! Arrivederci, addio, ci vediamo!
Siamo di nuovo qui. E ora da che parte? Lo trovo ogni volta sbalorditivo, Bianconiglio. Posto deprimente. Hai proprio un talento meraviglioso, Leprotto. Cavaliere, no! Quella porta ci serve! Non prendere quella porta! No, no, no! Resta lì, nasconditi! Preparati, arrivano! Non ti avvicinare! Basta! Non gli ammacchi neanche l'armatura! Per la regina rossa! Brutto delinquente! Fermo lì! Ce ne sono altri! Aiuto, mi ha presa! Ai! Babasso la babbocciona caledetta! Ah!
zoticone, mettimi giù! Ti prendo! Stavolta credevo che mi avrebbero presa, ero sicura. Grazie di avermi salvata. Vorrei saperlo fare anch'io, Leprotto.
Ottimo lavoro, Bianconiglio. Siamo arrivati. Ma dove siamo? Esattamente dove dovremmo essere. Questo è assolutamente incomprensibile. Noriente, non dove, giud giud, e questo che vorrebbe dire? È incomprensibile, ecco. Insopportabilmente incomprensibile. Meraviglioso! Thank you.
Guardate, eccoli! Cerca di non farti colpire ancora. Sembra terribilmente doloroso. Ti avverto! Indietro, indietro! Alla rocca tetra! Sono nei guai! Tic-tac! Orribile sono. Al vortice! Ce ne sono di queste creature? Solo un graffio. Rimescola. Zoticone, mettimi giù!
hai fatto a levargli lo scudo? È stato meraviglioso! Basta usare l'orologio e tutto si ferma. Questo è assolutamente incomprensibile. Noriente, non dove, giud, e questo che vorrebbe dire? È incomprensibile, ecco. Insopportabilmente incomprensibile. Funzionato! Meraviglioso! Questo è assolutamente incomprensibile. Noriente, non dove, giud, e questo che vorrebbe dire? È incomprensibile, ecco. Insopportabilmente incomprensibile.
Ottimo lavoro, Bianconiglio. Oh mio Dio. Ottimo lavoro. Sento che ci stanno osservando.
Ti basta usare l'orologio e tutto si ferma. Non fare un altro passo in nessun modo. Di qua è tutto bloccato per via del fango terribile che hai creato. Ma di che stai parlando? Non fare l'innocente. Sappiamo che sei stato tu, non è vero, Panko? Alla rovescia, sono stati loro, Pinko. E in particolar modo, quella ragazzina che vedo lì. Quella gran ragazzotta lì. L'abbiamo già vista prima, non è vero? Ma non capisco, che cosa abbiamo fatto? Bene. Bene cosa? Che ne diresti di risistemare un po' tutto il tuo bailamme? Ma quel maiale non appartiene a me. Non c'è tempo per cacciare maiali, Panko. Siamo già in ritardo per un tè molto importante. Alla rovescia. Per voi è arrivato il momento giusto per la caccia al maiale verde. Saremo felici e contenti di crearti un passaggio quando avrai tolto di mezzo i tuoi sudici maiali. Trovo ogni volta sbalorditivo, Bianconiglio. Ora il terreno è immacolato e pulito. Esatto, Panko, niente più maialini verdi in nessun modo. Siamo molto felici, non è vero? Splendidamente felici. Prendi questo con tutti i nostri prego e grazie, arrivederci. Addio, ci vediamo domani. Ciao.
Ottimo lavoro, Bianconiglio. Trovo ogni volta sbalorditivo, Bianconiglio. Sei tu! Non è lei, cappellaio. McTwisp ha preso l'alice sbagliata. Tu sei assolutamente Alice. Ti riconoscerei tra mille. Almeno qualcuno mi riconosce. E ora che sei tornata, ci dobbiamo sbrigare. Al giorno Joy glorioso! Babassola, ma pocciona caledetta! Prego? Abbasso la capocciona maledetta. Cioè la regina rossa, mia cara. Tu! Io? E lei chi è? Alice. È assolutamente Alice. La Alice? Orribilissima bestialosa rancidante! Si può sapere che hai, Tarrant? Schifrati dall'ordiglia melmostosa! A quanto pare sto amareggiando il vostro delizioso momento del tè. Forse è meglio che sparisca. Un tempo eravamo amici, sai? Io e lo stregatto. Odiosa creatura! Non badare a lui, cappellaio. Il giorno Joy glorioso arriverà presto. Ah sì? Di già? Ma che fine ha fatto il tempo? È ancora imbronciato? Il tempo è finito. Ho cercato di ammazzarlo perché non tornavi. Da allora neanche un tic. Ma io credo che sia tempo che il tempo perdoni e dimentichi. Ecco. Fa di nuovo tic-tac. Il nostro paladino è tornato. Ora ci serve solo la spada bigralace. Solo che non ho la più pallida idea di dove trovarla. Io credo di saperlo. Eccellente. Fai strada, Bianconiglio. Tuttavia, non credo che vi piacerà. Perché no, scusa? È nelle stalle del Grafo Brancio, nella Rocca Tetra, oltre il Deserto Rosso. Il Grafo Brancio? La Rocca Tetra? Temo di sì. C'è una scorciatoia per il Deserto Rosso, per la capanna nel bosco dietro la casa del Leprotto, se può aiutare. Alla capanna nel bosco, dunque. Da che parte sarebbe, esattamente? Attraverso il mulino. Molto bene. Dove tieni le chiavi di casa, Leprotto? Non ne ho idea. Ma come fai a entrare? Ma ho la porta, sciocchina!
Questo è il modo in cui dovremmo guardare. Stein! Ah! Bevi questa. Oh no! Ma che stai... Shh. Non un fiato finché non va via. Il fanta di cuori è il più grande porcapiedi della Regina Rossa. Se riesce a prenderti, ci attende un triste destino. Bene. Ecco qua il mio trio di matti preferito. Sto cercando la ragazza di nome Alice. Ve la ricordate? La regina ha la sensazione di averla vista. La regina ha sensazioni? Se la state nascondendo, vi taglierà la testa. Oh, già l'abbiamo persa. Qualcuno di voi ha visto un'Alice? Prendeteli e portateli alla Rocca Tetra. La regina deciderà che cosa ne vuol fare di loro. Basta! Guarda l'uccellino! Fate spazio, prego! Lasciali a me! Eccoli là! Hai visto quell'ultimo cavaliere? Orribile! Sembrava quasi un rinoceronte. Quel gatto è stato qui, ne sento l'odore.
Dimmi l'aquilone, Pinco l'ha fatto finire nell'albero. Alla rovescia, è stato Panco a farlo incastrare. Avresti potuto aiutarci, non avresti potuto? Avresti potuto farlo e avresti dovuto farlo, questo è sicuro. Mi farà male la zucca per il resto della giornata. Puoi portartelo via quando te ne vai. Non ci piace per i nostri gusti, vero Pinco? Vieni, Panco, andiamo a giocare da un'altra parte. Questo posto dei giochi ha un'aria leporidea. Ehi, guarda questo palo! Gira come una giostra! Mostra la strada per la rocca tetra, ecco che fa! Devo trovare un posto migliore. Ah, siamo qui. Che perfezione pittoresca. Un tempo venivo in questo bosco a dipingere, sai?
Mi chiedo dove stiano andando quegli imbecilli. Inseguiteli! Non devono accedere al vortice! E se ve li fate scappare di nuovo, diventerete cibo per il grafo Brancio. O per la regina, se siete molto sfortunati. La porta! Non c'è più! Come faremo a tornare al bosco? Ah, sciocchina! Quella porta non ci serve più! La spada bigralace è avanti, non indietro! Dov'è la torta?